Ciao ragazzi, oggi in questo video vi svelerò uno dei miei segreti e in particolare questa volta voglio riuscire a approfondire bene il discorso della spigola, ma ho un metodo infallibile che adesso vi faccio vedere. Attendo un ospite, dovrebbe arrivare a minuti, anzi a secondi. Ehi, avanti, avanti! Ciao Fabio! Luca Grande. Ehi, ciao! Ciao, ciao, siediti qua vicino a me, siediti qua vicino a me. Oh, quanto tempo che non ci troviamo! Eh sì. Oggi potremmo fare qualcosa insieme, in effetti. Ah. Dopo accendo la camera, adesso non è accesa, però dobbiamo anche festeggiare perché. Oh, io adoro festeggiare! Perfetto. Ho preso la mia prima spigola d'Italia, per cui va festeggiata questa cosa. È un traguardo importante! Poi se vuoi parliamo di altro, però. Sì, meglio! Però anche qualche consiglio ho bisogno, perché ho. Non fare subito quelle facce là che so che stai facendo, anche se non sto guardando, Però. Un brindisi ci vuole, Doveroso, doveroso. ci vuole, ci vuole, perché d'altronde io sono un novizio ancora di questa pesca, per cui ragazzi, Festeggiamo. festa. Ok, festeggiamo. Oh. Era entusiasta anche la bottiglia. Perfetto, Un buon prosecco. ottimo. Da Beh, ci buoni vuole. veneti. Ci sta. Cin. Cin cin. Salute. Bene, caro Luca, allora. Bello, fresco. Esatto, fresco. Allora, non vorrei subito chiederti delle informazioni. Anzi, parliamo d'altro, beviamo un po', sorseggiamo, perché sennò Sì, mi stresso sì, troppo e sì. quindi. Ah, anche perché. Va bene Luca, adesso che mi hai detto già tutti gli spot dove andare a spigole, possiamo parlare anche un po' di tecniche artificiali? Ce la fai? A Tutto quello che vuoi. posto. Cin cin. Ciao amici pescatori, come avete visto è una bellissima gag, perché se io e Luca non facciamo una gag non siamo contenti. Vabbè. Comunque, seriamente, volevo parlare con Luca di spigola. Perché. Precisiamo, era tè, non era prosecco. Esatto, giusto perché non ci mandino le denunce. Quindi, avremo un miliardo di robe da dire. Anzi, Luca avrebbe un miliardo di robe da dire. Beh, intanto. Tu ormai è un pochino che ti ha preso sto salso, che ti ha preso sta spigola, Sì, no? circa dal 2008 Ok. ho cominciato a pescare, a cercare soprattutto in primo periodo la spigola, addentrandomi nelle foci. Io sono nativo della zona del Veneziano, quindi le foci dei miei fiumi ho cominciato a batterle. Nel 2009 ho avuto l'opportunità, di partecipare alla prima edizione del Sea Bass Master Marine a Orbetello. E ho avuto Bello. modo proprio in quell'occasione lì di assaggiare un po' di quella che era la pesca lagunare della spigola, E ti è e lì è venuto. partito l'embolo Ciao. della pesca Giusto. nelle sue tecniche più svariate, perché chiaramente Ok. l'ambiente. Infatti, un appunto che voglio fare subito è proprio questo. Nel senso, la grande varietà di situazioni in cui si può trovare la spigola comporta anche la necessità di crearsi un'esperienza. Cioè, nel senso, ho visto Certo. che è un passaggio fondamentalmente inevitabile su questo specifico predatore, forse più che su altri. Non Sì, so se sei d'accordo. la spigola, io più volte ti ho detto quando ci siamo sentiti così al telefono, la spigola è dappertutto e da nessuna parte, nel senso che è un predatore che lo si può trovare su 10 centimetri d'acqua come 10 metri. Quindi Ok. è un predatore che richiede molti approcci. Perfetto. Ho la grande fortuna di vivere e di poter pescare questo pesce in una zona dove questi ambienti li posso trovare tutti. Per
penso a chi vive in alcune situazioni, per esempio mi viene in mente nell'Italia centrale, frequenterà magari di più una spiaggia e una foce. Certo. Io ho la fortuna di poter frequentare una spiaggia, una foce, una laguna. Ciao. Abbiamo grande molto varietà. molto da battere acqua. Certo, quindi molte situazioni diverse. E quindi dobbiamo appunto adottare tanti tipi di approccio diversi. Perfetto. Più perché che in altre parti. A me diranno, come abbastanza normale che sia, che faccio vedere un sacco di artificiali da spigola perché voglio venderli. Ah. Ed è il mio lavoro, cioè nel senso. Non è. Però è anche vero che forse la spigola, più di altre specie, è un pesce estremamente versatile, un predatore in grado di trovarsi in tante situazioni differenti. Sì, allora, io sono un sostenitore, nelle mie tecniche di pesca, di non esagerare con il portar via esche. Perfetto. Nel senso che quando vado a pescare il luccio mi porto magari tre shad con tre piombature diverse, mi porto un jerk, due spinner, un paio di toppi, un po' di bucktail, fine. Okay. Massimo 10 esche. Ecco, questo non avviene quando vado a pescare la spigola. Anzi, quando vado a pescare la spigola mi porto via 4 plano piene di esche. Ok. Io che odio aver troppa roba dietro. Certo. Però questo pesce comporta di dover, anche battendo gli stessi spot, comporta di dover intercambiare molte esche in base alla zona dove lo andiamo a cercare, le condizioni del vento, certo, le condizioni del livello di marea, il molte foraggio variabili. Stesso su cui va a cacciare. In primis, certo. L'unica è dover avere un buon bagaglio di esche appresso. Buon bagaglio di esche significa, secondo me, anche dover sviluppare nel tempo anche la capacità di utilizzarle e sapere dove la andarle. La valutazione di dove vanno utilizzate. Come e quindi magari questo potrebbe essere un tema del video. Insomma, magari non potremo dire tutto, però magari su certe cose possiamo dare un'infarinatura di qualche drittina la possiamo sicuramente mettere là. Allora, quindi, riassumendo. Spigola significa sapersi adattare a situazioni sempre diverse e saper costruirsi nel tempo un'esperienza riguardo a quelli che sono i nostri spot, i nostri luoghi di pesca. Riuscire a affrontarli quindi nelle varie situazioni con degli artificiali corretti per adeguati alla situazione, certo. Quindi da dove partiamo? Da che artificiale vogliamo partire per identificare una situazione? Partiamo forse dall'artificiale più utilizzato da tutti quanti, perché da nord a sud viene utilizzato, e possiamo parlare dell'utilizzo del jerk. Assolutamente sì. Ecco, un'altra, io sai che oggi ti farò un sacco di parentesi, però dopo ti lascio parlare. Molte volte quando pubblichiamo dei video sulla spigola, capita che magari uno dica: ah no, così è una pesca che io ci pesco a serra con quegli artificiali, o il contrario: ah, esche troppo piccole, canne troppo leggeri, io pesco molto più pesante. È normale, perché bisogna comunque avere una grande varietà. Abbiamo un po' tutti il nostro modo di interpretare la pesca. A mio avviso quello che conta sono i risultati che uno raccoglie, nel senso che se vedi che nada, chiediti se stai facendo la cosa giusta. Sì, bisogna essere in grado, magari anche confrontarsi con degli amici e raccogliere le esperienze degli altri. Io ho la fortuna, grazie al nostro club, di poter interfacciarmi con altri pescatori, raccogliere delle piccole notizie e fare delle quadre, perché nemmeno io, che pesco da diversi anni, nessuno ha la verità in tasca. Non abbiamo la verità in tasca, altrimenti forse non sarebbe neanche più bello. Ah, appunto, questa è la parte forse che intrippa così tanto i pescatori per la spigola, perché è un pesce difficile da capire. A volte pensi di averlo capito e non hai capito niente. Non hai capito niente. Ecco. Boh, partiamo qui, jerk. Sì. Perché il jerk? Allora, il jerk è un'esca estremamente tiriamone catturante. Fuori qualcuno. Sì, sì, sì. Allora, no. Mi faccio vedere io. Ecco, questi sono. Ah, questo è la mia. Tutte esche della cassetta di Luca, cioè nel senso, queste non sono esche nuove, se le vedrete sono un po'. Sono esche un po' distrutte, macinate. Chiedo scusa, però io con le esche ci pesco, non ci gioco. E alcune hanno un po' la ruggine, abbiate pazienza. Ci sono esche di varie misure. Le faccio vedere un po' per far capire anche il fatto che non stiamo. Sì,
nel senso, guarda, non le nominiamo neanche, cioè tu collabori, insomma tu collabori con Molix, sì. Per cui, però andiamo a rappresentare una categoria. Molix su tutte queste categorie fa delle ottime esche, però possono essere esemplificative di un tipo di artificiale. Sì. Quindi, perché il jerk che peculiarità ha secondo te? Allora, la cosa che io adoro del jerk è la sua velocità di utilizzo. Nel senso, quando devo andare in ricerca della spigola, vado in ricerca con un jerkbait. Il jerk mi dà la possibilità di pescare veloce e a volte riuscire anche a individualizzare quelle che sono le zone dove le spigole ci sono. Mm-hmm. Ad esempio, trovo un determinato posto in mare ricercando a jerk. Capita anche poi che non ti mangiano il jerk, ma hai un riscontro, hai un inseguimento e poi puoi affinare fermandoti, okay, e decidere eventualmente di affrontare lo spot in maniera diversa. Un po' quello che succede spesso col bass quando alcuni pescatori pescano a swim bait, certo, trovano il pesce, visualizzano, ok, è lì, adesso ragioniamo un attimo e vediamo come tirarlo, certo, fuori. È un proprio per la capacità del jerk comunque di essere è in una pesca veloce, molto molto veloce, ma comunque è una pesca anche estremamente catturante. È veloce... ed è anche bella, ed è anche bella perché quando ti arriva la steccata sulla canna è qualcosa di magico. Sì, 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 io lo adoro il sì, jerk. È veloce, ma comunque è una esca che tanti, nel senso, si può considerare una esca veramente comunque molto efficace in senso generale. Sì, è generale. Efficace, è catturante. È il jerk sicuramente... è catturante. Bene, quindi come esca veloce sicuramente questo. Prima parlavamo insieme, dopo approfondiremo, anche della differenza fra jerk e invece esca VTD, per esempio. Sì. Però i jerk, prima definiamo questi, ce ne sono, come abbiamo visto, di dimensioni molto diverse. Molto diverse, ce ne sono con affondamenti molto diversi. Molto diversi, che... Come io... faccio? Come faccio? Faccio che devo capire intanto dove sto pescando, mm-hmm, che tipo di foraggio posso aver presente, ah, certo, e quanto fondo ho. Okay. Sui nostri jerk, sulle nostre confezioni dei jerk, tutti i jerk in commercio, abbiamo la tipologia di affondamento, sì, la profondità di nuoto e di lavoro dell'esca. Chiaramente le spigole a jerk le andiamo a ricercare su profondità che possono essere di 50 cm come di 3 metri, 4 metri. Certo. Ecco. Quindi chiaramente già bisogna capire dove deve nuotare il mio jerk in base poi alle sue peculiarità di affondamento. Devo anche capire cosa in quello spot può andare a ricercare la spigola, perché okay, se io ho presenza di pesce foraggio piccolo, ok, dovrai tendenzialmente vado di un'esca più imitativa possibile al foraggio, ok. Poi c'è sempre lo stravolgimento, passi col jerk, che ne so, da 180, boom, sì, viene fuori e sveglia l'istinto predatorio. Ok, bisogna provare. Su però i grandi numeri, solitamente è meglio sempre un po' adattare in base al tipo di foraggio presente e anche poi alle ore che devo stare in pesca. Okay. Fare 4 ore di jerk bite grosso con una canna 10-40... con un'esca così, un mulinello 4000 che pesa 350 grammi, l'età si sente. Magari poter jerkare un jerk come questo con una canna da 3 ottavi, mezza oncia, e con un mulinello, certo, 3000, ecco, infatti lì sopravviveremo alla pescata. Esatto. Anche il discorso di prima sulla profondità, perché sono jerk che vanno a profondità abbastanza, certo, diverse, dipende. Il nemico numero uno delle esche incorrettate è l'alga, la posidonia o quant'altro. E quindi, ecco, anche lì avere un po' di cognizione può essere una, certo, cosa molto molto utile. Bene, sul jerk poi secondo me il discorso è abbastanza ovvio. È un'imitazione, nel senso è un'imitazione. Però mi facevi anche un discorso riguardante le velocità di pesca e quant'altro. Dopo ne torniamo anche su quello, ricordiamoci. Vogliamo fare adesso un confronto rispetto al VTD e spiegare quando usare uno e l'altro? Allora, io do la mia chiaramente interpretazione in base a quella che è la mia esperienza. Allora, se devo ricercare un pesce
su un'ampia zona, chiaramente prediligo l'utilizzo di un jerk, proprio per la velocità con cui... Un'esca da ricerca. Il VTD solitamente lo utilizzo su spot un pochino più circoscritti. Ok. E magari su zone di acqua bassa. Ok. Perché? Okay. Perché chiaramente so che non vanifico il lancio e non do modo al pesce di insospettirsi vedendo un'esca che se ne va con un pallotto di erba. Quindi il VTD, sì, quella la sgama subito, che è una roba che non guarda. Un bordo canale con magari un po' la marea bassa, potrei farlo meglio col VTD. Okay. Perché mi dà la possibilità di essere lanciato su poca acqua, venire fuori e essere intercettato dal pesce sul gradino, ad esempio. Certo. Rispetto a un jerk che dovrei comunque farlo cadere già in una zona dove ho già uno sbalzo d'acqua più importante per il tipo di... Certo. È una esca poi che ti permette, col tipo di azione che ha, di rimanere un po' di più... Mi fa rimanere spot. Più nello spot. Mi fa rimanere più nello spot. E il VTD ha dato grandi catture nell'arco del tempo. Anche qua ci sono tante misure. Anche qua io interpreto l'utilizzo di una determinata misura in base a sia il tipo di foraggio che c'è presente. Mi è capitato di prendere delle spigole piccole, ma piccole, pesci da 300-400 grammi con il 120. Yes. E spigole estremamente grosse con l'esca piccola. Ad esempio, mi viene in mente un posto dove vado a pescare in mare, che le spigole, anche se pur piccole, sono abituate a predare sul mugine, sul cefalo. Ok. Con il VTD piccolo, o anche misure intermedie rispetto a queste, zero di zero. Ma nemmeno il jerk ci danno. Vogliono questo VTD. Altre volte, spigole pescate in contesti di acqua bassa, ma in prossimità di un canneto e quant'altro, hanno bisogno di un'entrata in acqua un pochino più soft, più discreta. Quindi abbiamo bisogno di pesi bassi. Un peso specifico basso, con permesso Fabio, permette un'entrata in acqua. Chiaramente quando il VTD entra in acqua un leggero affondamento ce l'ha. Se ha un peso specifico basso, come questo, il suo affondamento sarà minimo. Non andrà... Se io ho un VTD a parità di dimensioni, con una sezione più grossa e con un peso maggiore, la sua entrata in acqua sarà maggiore. Ecco che qui, quando andrà ad appoggiare, mi prenderà dell'erba ed vanifica il lancio e rischia di essere... Questa è una bella dritta da prendere in considerazione, effettivamente. Su posti piccoli, circoscritti, è vero che a volte la scoppiata in acqua può mettere in moto l'attività di predazione. Certo. Però a volte può anche insospettire, addirittura far scappare il pesce. Si Quindi spaventare, ma... andiamoci, a volte andarci leggero è una gran soluzione. Poi, sempre, noi abbiamo parlato di jerk, abbiamo parlato di VTD e abbiamo tirato fuori degli esempi molto classici. Ci sono esche che possono essere adattabili e sostitutive ad entrambi. Certo. Qua penso allo stilo, per esempio, sì, che vedo là sopra. È un'esca che adoro. Adoro. Sì, lo stilo mi permette di pescare. Questo è un capolavoro che hanno fatto Simone e Lorenzo, che bene o male li conosciamo tutti. È una grandissima esca che hanno fatto. Ecco, questo può essere una interessante via di mezzo. Questo ci permette una pesca a galla, ma veloce. Certo. Io lo utilizzo molto molto veloce. Sì, vediamo delle spigole predare, o anche i serra predare, le aguglie fanno più salti fuori dall'acqua. Certo, si stanno proprio così. Scappano. Questa qua è un'esca che ti dà la possibilità di pescare sia su poca acqua, ma anche veloce. Quindi a galla, tipo VTD, ma veloce questo, ad esempio. È un'esca che utilizzo molto e mi ha dato anche grandi soddisfazioni questa qua. Non ho dubbi. Bravi Simone Lorenzo. Ah, poco ma sicuro, bravissimo. Poi, per quanto riguarda invece il jerk, si può allargarsi poi al mondo dei minnow jerk, delle altre tipologie di esche. Non so se la volevi dire. Sì, merita sicuramente una parola. Ci sono vari tipi, ci sono minnow, jerk minnow con profili più stretti. Questa è un'esca abbastanza nuova ed è veramente bella questa esca qua. Da vicino, se no si vede poco. Eccola qua.
Questa è un'esca che... Questo è Rolling Min, non sbaglio. Questa è un'esca che è stata proprio creata per la spigola, imita un ghiozzo di laguna. Eh sì, bellissima. Ed è veramente bella, è una colorazione bellissima. Fichissima. Ecco, questa può sembrare un'oratina, una piccola orata, un'occhiata o qualsiasi altro... pesce a profilo. Chi vuole sapere il nome degli artificiali me lo scrive nei commenti direttamente, dai, così non ecco, facciamo queste sono marchette. Esche che utilizzo soprattutto a inizio stagione. Okay. Inizio stagione, quando magari pescando in laguna la spigola non è ancora sparsa su zone di acqua bassa, di è su delle zone un pochino più circoscritte, più profonde, quindi magari faccio una ricerca su dei posti, su dei canali di portata dove ci sono 4-5 metri d'acqua, li faccio lavorare a mezz'acqua, magari andando a alzare le spigole che stazionano più sulla parte fonda e che non sono ancora tanto attive, perché chiaramente certo, abbiamo una temperatura dell'acqua ancora molto bassa, quindi loro a livello metabolico sono ancora un po' irrigidite. Allora un po' le dimensioni, un po' il colore, un po' il rumore, ci proviamo ad alzarle e spesso capita. Può anche capire. Un buon lipless ha dato belle sicuramente soddisfazioni. Sicuramente. Molto bene, però noi a ogni volta che parliamo di spigole un po' ci sgridano, perché no, parlo non di te ma noi, perché parliamo tanto di hardbait, sì, e ancora un po' pochino delle softbait, sì, che hanno comunque un ampio range di utilizzo all'interno della spigola, perché il discorso che facevamo prima col cerca, purtroppo in alcune situazioni gli ancorettati necca. Non le si può utilizzare. Quando vorremmo utilizzarli, ma non si può utilizzarli. Esatto. Sì, ci sono dei momenti in cui la natura dice tu non peschi, allora noi dobbiamo trovare la soluzione per pescare lo stesso. Dobbiamo pescare lo stesso, perché se dobbiamo aspettare la natura, poi visti i tempi che tirano, dovremmo mai andare a pesca. Dici un po', cosa ci propone il menù? Il menù ci propone delle esche innescate con l'amo anti-alga. Ok. Abbiamo un paio di esche, una con l'amo intascato in questa maniera, tac, perfetto, con il piombo nascosto dentro. Questa l'ho personalizzata io perché ha un'esplosione di amo che adoro, perché è proprio, beh, qua sì, è potente. Ciao, è potente. Ciao spigola, ti pungo. Perfetto. Altri inneschi che derivano dal bass fishing, certo. Beh, questo in particolare è un artificiale molto usato, lo conosco, sì, possiamo dirlo, il rashad è molto utilizzato. Sì, perché non è che non dobbiamo dire niente, perché sennò ci mancherebbe. Altre esche di gomma le utilizzo con l'amo scoperto, ma più per una questione del nuoto che hanno un nuoto altamente imitativo. Okay. E le utilizzo con l'amo scoperto. Ok. Ad esempio questa qua, ci ho montato l'ancorina con le sue girelle sotto, c'è un insert weight sotto la testa, e questa qua è fantastica ed è un'esca che buca. Questa molto è un'esca picco. Che buca, l'ho utilizzata anche a trote, ha il suo bel perché. Assolutamente. Ha il suo bel perché. Spesso la natura, come dicevo, ci dice tu non peschi, perché abbiamo la presenza sia nei fiumi, quando magari dopo c'è stato, non so, un temporale o quant'altro, ma soprattutto nelle zone di laguna, abbiamo la presenza della moria, il fenomeno della moria delle erbe, oppure dopo una forte mareggiata troviamo molto materiale in sospensione di natura erbosa. Questo si va ad attaccare puntualmente sulle nostre ancorine. Ci sono due considerazioni da fare, a mio avviso molto importanti. Vai. Spesso quando vediamo l'erba, chiaramente ci stiamo lontani come la peste, ma in realtà l'erba non va in determinate zone così a caso. Non c'è nemica. Non c'è nemica, nel senso che ci può essere, in presenza di forte vento, dei posti dove l'erba si intana. Okay. Ma se vediamo l'erba con un forte movimento, tiriamo le orecchie e cominciamo a ragionare. Certo. Perché la nostra spigola, come tanti altri predatori, ha bisogno di movimento d'acqua. Ok. Perché per tendere gli agguati, solitamente dove c'è movimento d'acqua ci sono
cambi di profondità. Yes. E soprattutto dove c'è movimento d'acqua c'è presenza di alimento per la spigola. Pappina, ok. Bocca mia, ho detto già troppo. Ok, ok, no, sì, è importante comunque che questi video servono a porre un po' di basi. Sì, certo. Se dopo ognuno ha da costruire sulla base, cioè è avere la possibilità di parlare, di avere esperienza. Io ho la fortuna di far parte di un grande club dove certo. Con i ragazzi ci scambiamo notizie, siamo consapevoli che non ci freghiamo i pesci l'un con l'altro, perché poi okay. Alla fine non siamo noi pescatori che lanciamo una gomma, un jerk a portarci via i pesci, ma sappiamo che purtroppo i pesci vanno a sparire per problemi magari legati piuttosto alla pesca professionale, intensiva e quant'altro. Io ho la buona usanza con alcuni amici del club e alcuni grandi pescatori scambiarci delle informazioni, e alla fine giovano a tutti, nel senso trovo il pesce là, tanto io una settimana non ci vado, vai certo. A fare un giro, Luca non l'ho preso là, ho visto più movimento di là, riusciamo a pescare tutti, a divertirci tutti quanti ed è ben così, ed è anche bello. Assolutamente sì, sì, è chiaro, uno può anche interpretarla in maniera più individuale, più solitaria, però diciamo che adesso, allora, rispetto a quello che era un tempo, c'è anche più questa possibilità. Sì, di scambiarsi delle informazioni. Ecco. Io ho avuto la fortuna di avere delle... sì, non sono nato imparato nemmeno io, ho avuto dei grandi pescatori che mi hanno dato delle grandi dritte. Okay. Ho avuto la fortuna di addirittura andare a pescare con dei pescatori che pescano con la lenza a mano. Beh, nella laguna di Venezia. Lì c'è molto da imparare sicuramente. Ho visto come pescano, sono stato con uno dei più grandi pescatori che sa fare questa tecnica, che saluto, ciao Davide. Davide mi ha fatto vedere come pescano loro, senza ecoscandaglio, senza nulla, guardando come si muove l'acqua, cioè hanno un istinto dell'acqua maturato appunto con l'esperienza, certo. E anche quello è stato molto molto interessante, quindi esperienze sul campo, non è con quello che vedi su YouTube o cosa ti dice Luca Passarella in 2-2-4 che qualche dritta va bene, però bisogna andare a pescare tanto. No, queste sono semplicemente delle basi su cui uno dopo deve farsi la sua esperienza, deve scambiare opinioni con gli altri pescatori, deve cercare di maturare tutta quella che è. Perché è proprio questa la sfida, specificamente poi di questa... Di questo pesce. Quindi intanto speriamo comunque di aver fatto qualcosa di buono nel cercare di far capire la grande varietà di situazioni, del fatto che si può approcciare in tanti modi. Si può pescare in tanti modi, si può pescare con l'esca grande da così a così, il fratello più piccolo, guarda, il fratellità ha la stessa colorazione. Mi viene in mente, non so... E con entrambe si prende lo spigolo. E con entrambe si prende la spigola, magari situazioni in spot diversi, mi vengono in mente le canne, si parlava di canne, soprattutto ad inizio di questa chiacchierata. Canne si può pescare con una canna da 50 grammi come con una canna da 3 ottavi. Qui ho portato la mia ultima cannina che io adoro ed è una canna da 3 ottavi. Dici, ma come vai a spigole con la 3 ottavi? Certo che vado a spigole con la 3 ottavi per poter scagliare a una buona distanza un'esca di 10 grammi o una gomma, per avere la sensibilità sull'utilizzo di una gomma, io preferisco utilizzare una 3 ottavi. Chiaro che su determinati posti dove so che ci sono rocce o quant'altro sotto, che ho necessità di estrarre il pesce veloce, non uso la 3 ottavi, ma magari uso una, mi viene in mente la 10-35, la special jerk, una canna da jerk, una canna dura. Però anche le canne leggere hanno il grande perché solitamente esco con tre attrezzi, 3 ottavi, mezz'oncia e 35 grammi, in base all'ambiente, in base all'esca. È interessante questa cosa, perché anche su questo non tutti i pescatori hanno lo stesso approccio, c'è chi predilige attrezzi più rigidi, più rapidi, c'è chi effettivamente al contrario pesca con attrezzi molto sensibili, molto leggeri.
qua secondo me è chiaro, nel range di esche che si va a utilizzare, utilizzare gli attrezzi che siano adatti. Certo. Abbiamo fatto il video con Davide da poco sulle sue combo. Lui è uno che tendenzialmente pesca anche esche piccole con canne molto rapide, perché si trova bene così, e ho provato anch'io, effettivamente ha i suoi motivi, e abbiamo avuto qualche domanda in più, qualche anche critica, se vogliamo dire costruttiva, comunque da parte di chi diceva: cavolo, io pesco con esche molto più leggere, pesco con tanta gomma, quelle canne non sono adatte. Dobbiamo aprire la mente, siamo di tante scuole, siamo di tante idee. Davide pesca con quel sistema. Davide è uno che buca a fuoco, è un pescatore. Bene, cioè, fine, ha vinto, hai capito? Cioè, se prende Davide con quel sistema, e si quel sistema va bene, ok? Prima di dire no, non va bene, proviamo a pensarci. Pensiamo il perché poi i risultati, poi io dico sempre, l'importante poi è che fine arriva al traguardo e che vince, hai capito? Davide è uno che vince con quel sistema là. Bene. Magari a me piace meno, ok, certo. Mi piace di più la canina un po' più fine e quant'altro, non magari avrò i risultati fantascientifici, ma ci prendo e mi diverto, mi ci trovo bene. Certo, assolutamente. La pesca è come un paio di mutande, una cosa a mesta stretta, a testa larga, è così. Ok, ok, beh, penso che Luca abbiamo detto già tante cose, se avete curiosità tenetevele, no, se scrivetele... Scrivetele qua sotto nei commenti, selezioneremo solo chi le risposte che possiamo dare. E no, a parte gli scherzi, perché c'è sempre questo scherzo un po' sulla spigola, che si vuol dire e non dire, è normalissimo. Con tutta la fatica che fa a volte uno a capire una semplice sì, unica ci cosa. Ci può stare che non ti voglia dire niente. Certo. Bisogna avere rispetto anche di quel, certo, di quell'atteggiamento là. Però dai, cosa facciamo? Li salutiamo? Ci avete sopportato fino adesso? È stata lunga? Sì, è stata lunga sicuramente, perché ho registrato 30 minuti abbondanti di video. Spero ti torni utile. Luca, grande, grazie. Ciao! Bye bye!